Da Leninkorut alla Karlsplatz ci passa il Luna Park e l'acqua del Danubio bazzi se sminerà e l'orologio di Parliament Square ti segna anche le tre e forse è fatto tardi. See you later, mademoiselle. Se fai un piccolo sforzo riesci anche a dire bonjour. The girl is very nice, but you have too much fair. Ma certo che non è semplice, ma se hai due giorni di viaggio da Roma, non dico che devi buttarti nel fiume, ma puoi dire qualche parola. E hai visto come fumano le macchine dell'est? Di cosa ti stupisci? Siamo a Budapest. E la Calvin Terre sarà piena di gente, però qui non ci passa nessuno, ma non le dire subito je t'aime, che potrebbe sentirti qualcuno. Dove i greci mettevano statue, i neoclassicisti ci mettono gli orologi, questa è molto profonda, la dobbiamo segnare, di sicuro è la migliore di oggi. Sì che ci sono stati i turchi, non lo vedi quante moschee, il romanico è tutto italiano, non è solo questione di idee. Che è successo? Perché se n'è andata? Forse non ti aveva creduto? Le passava fra poco il filobus, qui non tardano neanche un minuto. E hai visto come sono pulite le strade dell'est? Di cosa ti stupisci? Siamo a Budapest. Pieno di passaggi per gli handicappati, noi non li abbiamo e per loro è normale, sicuramente è finito il tempo in cui le carrozzine gli cadevano dalle scale. E poi semafori per i ciechi, per loro non è una cosa strana, intendi ciechi o cecoslovacchi, in fondo Praga non è lontana. Ed ora di qualcosa alla ragazza, guarda se riesce a farti capire, conosce qualche parola di tedesco, però il tedesco lo sa solo lei. E allora ci vediamo alla Keleti Station, però tu Station non lo capisci, possiamo fare sulle rive del Danubio, però è lungo 3000 chilometri. E hai visto come sono belle le ragazze dell'est? Di cosa ti stupisci? Siamo a Budapest.